due sconfitte, torna al successo il Frosinone. Il gol di Ariago per battere il Brescia, terzo gol per il difensore. Il Vicenza avanti contro la SPAL all'ottavo del secondo tempo, grandissimo gol di Orlando, palla sotto l'incrocio dei pali, ma all'ultimissimo respiro la SPAL con in campo tutti gli attaccanti trova il pareggio e di Floccari, secondo gol consecutivo. Benevento strapazza il Carpi, passa in vantaggio al 17° minuto, fallo su Ceravolo e Ceravolo trasforma, palla sotto la traversa, poi ancora grande azione di Cicciretti, palla nel mezzo per Ceravolo, il destro anche abbastanza facile, il 2-0 per lui, ottavo gol in campionato. Poi nel secondo tempo la perla di Filippo Falco, 3-0, vince il Benevento. Successo Gautieri sulla panchina della Ternana dopo quattro sconfitte consecutive, riemerge grazie al gol di Falletti. Avellino e Dentella sul 2-2, in vantaggio la squadra di casa dopo il clamoroso errore di Jacobucci che permette all'Asic di segnare il gol dell'1-0. Passano appena 7 minuti, azione Paraglie, Moscati e Catellani per l'1-1, primo gol per Catellani appena arrivato dal Carpi. Poi il Lentella ribalta tutto con il grandissimo sinistro del suo capitano Troiano, secondo gol consecutivo, ma non è finita perché nel finale Moretti, altrettanto bello il suo tiro dalla distanza per il 2-2. Altro pareggio quello di Novara, la squadra di Boscaglia pur in 10 uomini va in vantaggio grazie al destro di controbalzo di Casarini. Anche qui all'ultimissimo respiro il Pisa trova il gol del pareggio, l'ultimo tocco è di Massimiliano Gatto. Un altro Gatto, il fratello di Massimiliano Davide, protagonista a Cesena dove la squadra di casa va in vantaggio con il terzo gol in carriera di Renzetti, non segnava dall'agosto del 2012. Poi l'Ascoli pareggia, primo calcio di rigore, trasforma proprio Davide Gatto per l'1-1. Il Cesena torna in vantaggio con Rigione, la sua giocata acrobatica sotto porta sembra fatta per il Cesena, ma nel recupero, secondo calcio di rigore assegnato dall'arbitro, la squadra marchigiana trasforma Perez. Vince ancora il Trapani, questa volta in trasferta, il primo successo lontano dal provinciale per la squadra siciliana. La Provercelli va comunque in vantaggio con l'ottavo gol in campionato di Lamantia. Poi però il Trapani ribalta tutto, prima con il suo capitano Pagliarulo, diagonale vincente per l'1-1, battuto Provedel. Al 36esimo il gol, bello, bellissimo anche questo, e di Barilla mette la freccia il Trapani, che poi nei momenti finali trova anche il gol del 3-1, grazie a Yallow.